Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Fable e questa volta daremo a Sussurro una bella lezione. Andiamo al frutteto e andiamo a sconfiggere gli Hobbes. Anzi, gli Hobbes, come li chiamano loro, perché giustamente. Però questa volta non saremo equipaggiati male. Ho anche fatto il fisico di livello numero 3, in modo tale che così adesso posso equipaggiare anche gli spadoni. Ma adesso la sfida sarà molto più interessante. Ah, eccoti qui. Era ora che arrivassi. Stavo per iniziare senza di te. Come stavo dicendo, l'intero frutteto è stato... Va bene, questo l'abbiamo già visto come dialogo, quindi... Hai idea di quanto lavoro ci voglia per mandare avanti la fattoria e fare il sito? Let's go. Adesso non c'è storia con il mio arco di Scorn. Di Scorm. Perché dico Scorn ogni volta? Proprio non ti piacciono. Tra l'altro, ho anche accettato la missione, quella, senza neanche un graffio. Mi piacerebbe aspettarmi? Ach! Devi colpire gli Hobbes, non me. Scusami, sussurrino. Mi stai facendo fare una figuraccia. Vabbè, ma non è colpa mia. Chi è il prossimo? No! Ma va a cagare. Proprio non ti piacciono gli Hobbes, vero? Un altro. Sì, ma... Un altro. Un altro. Ach! Devi colpire gli occhi. Sì, ma ti levi dalle palle. Proprio non ti piacciono gli Hobbes, vero? Ti spiacerebbe aspettarmi? Hai raggiunto un eccellente moltiplicatore combattimento. Proprio non ti piacciono gli Hobbes, vero? Un altro. Non c'è sfida. Ti spiacerebbe aspettarmi? Ti spiacerebbe aspettarmi? Cioè, due colpi. E questi grossi che prima ci siamo stati tre quarti d'ora vengono spazzati via. Siamo 26-2. Letteralmente umiliata, sussurro. Hanno 4, ne ha uccisi altri 2. Dai. Mi stai facendo fare una figuraccia. Proprio non ti piacciono gli Hobbes, vero? Ach! Devi colpire gli Hobbes. Ach! Proprio non ti piacciono gli Hobbes, vero? No. A quanto pare no. Stanno scappando addirittura. ...33-4. Un po' umiliata. Questa missione la potevo tranquillamente chiudere anche con nessun graffio, perché vedete, io praticamente colpisco dalla distanza e non subisco danni praticamente. Solo che sono stato sfigato, che quello mi ha lanciato la palla di fuoco e quindi... Un altro. Boh. Ben fatto, hai dato una bella lezione agli Hobbes. Ora ci penseranno due volte prima di derubarmi ancora. Non male. Ma la prossima volta non sarà così facile. Sì, invece. Ne ho avuto abbastanza. Forse la Gilda ha qualcosa di più interessante per me. Farei meglio ad agire ora e verificare i danni. Bon. E qui, questa volta, sussurro non ha avuto scampo, letteralmente. Ok, fatto questo,
possiamo rivestirci, direi finalmente, anche se nella maggior parte del gioco saremo praticamente ignudi. Scusa, ma oddio, non mi ha salvato il completo scuro? Quello della porta della foresta? Non mi ha salvato il completo. Quindi devo andare a rifare la sfida della porta. Devo andare a rifare la sfida della porta. Porca paletta. No, questo è quello che vuole una grande malvagità. Oddio, non mi ricordo. Una buona giornata. Perché qui. Oh, sarà meglio mostrargli rispetto. Quindi devo andarla a rifare perché il completo scuro non me l'ha salvato. Va bene, e allora mi sa che vado a ricompletare la sfida. Vado a ricompletare la sfida e poi ci rivediamo. Ok, ho ripreso il completo scuro. Ma ci siamo. Ho finalmente sbloccato la missione che mi interessava e ora vi farò vedere come ottenere chiavi d'argento infinite. Per prima cosa, la missione in questione che mi interessa è quella delle caverne degli Hobbs. Vediamo se... Ecco qua, missioni attuali. Caverna degli Hobbs. È questa quella che mi interessa. E praticamente dobbiamo andare... Raggiungi il livello più elevato di malvagità facendo le offerte. Vabbè, vabbè, questo è la side quest di Scorm. Caccia al bottino, recupera da qualche. Vabbè, questo è il bottino di Albion. Il bimbo malato, va bene. La biblioteca e il calvo barbuto. Vabbè, queste sono tutte le side quest che ho accumulato durante il gioco. Questa è quella importante perché dobbiamo sbloccare questa zona, ovvero il cottage rosa. All'interno di questo cottage rosa è possibile ottenere le chiavi infinite e quando noi sbloccheremo questa missione avremo l'obiettivo di parlare con la nonna al cottage rosa di Greatwood per salvare suo nipote. Però prima di salvare ovviamente suo nipote e parlare con la vecchietta dobbiamo entrare ovviamente con la missione, cioè con la missione equipaggiata, quindi avendo preso la missione, in modo tale che inizi così, vedete? Appare la schermata di inizio missione. Che cosa succede quando appare la schermata di inizio missione? Ovviamente verranno salvati soltanto i dati dell'eroe e non del mondo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi salveremo tutto ciò che il nostro eroe avrà come equipaggiamento e come oggetti che avrà ottenuto all'interno della missione, ma non salverà praticamente i progressi del mondo. Quindi vuol dire che tutti gli oggetti che noi prenderemo verranno ricaricati perché il mondo non viene salvato. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna andare qui, vedete, e apparirà praticamente la pala, perché qui è una zona dove si può scavare. Una volta fatto questo, abbiamo ottenuto la chiave d'argento. Quindi che si fa a questo punto? Si salva l'eroe, salvataggio eroe, e non mondo, mi raccomando. Sì, facciamo un salvataggio a parte. Salviamo. Una volta salvato, ricarichiamo la partita. Anzi, vi faccio vedere anche quante chiavi d'argento abbiamo adesso, così lo vedrete voi stesso. Chiavi d'argento, ne abbiamo 6 al momento. Ok? Abbiamo 6 chiavi d'argento. A questo punto carichiamo
e ritorneremo qui. Quindi rientriamo, verrà caricata nuovamente la missione, perché appunto la missione non è stata completata. E quando succederà questo, noi manterremo i nostri oggetti, ma quelli del mondo verranno respawnati di nuovo. Quindi se noi ritorniamo qua, vedete, possiamo riaprire nuovamente il forziere e prendere altri 500 di oro. E successivamente ritornare qua, poter scavare nuovamente ed ottenere un'ennesima chiave d'argento. Facendo questo trucchetto è possibile accumulare tutte le chiavi d'argento che ci interessano, che se non sbaglio in totale dovrebbero essere 30, se non ricordo male. E se vi faccio vedere adesso quante chiavi abbiamo, ne abbiamo 7. E se noi adesso torniamo a caricare, questo però dovete fare attenzione a usare questo metodo, perché questo metodo potrebbe farvi buggare il gioco, potrebbe farvelo anche crashare, quindi bisogna fare attenzione, bisogna fare decisamente attenzione. Ecco qua, siamo nuovamente in missione, vi faccio vedere il mio inventario con 7 chiavi d'argento e nel momento in cui scaveremo ne prenderemo 8 e così via, quindi avremo la possibilità veramente di fare chiavi d'argento infinite. E non solo, perché qui abbiamo anche la possibilità di fare 500 ore alla volta, quindi non solo prendiamo ovviamente i soldi, ma prendiamo anche le chiavi. Ok, io direi che mi metto un pochettino a farmare le chiavi e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho farmato un paio di chiavi, però ovviamente come vi avevo spiegato questo è un metodo che poi praticamente va a corrompere i file di salvataggio del gioco e quindi vi dà un'impossibilità di poter andare avanti all'infinito, perché altrimenti rompete praticamente l'equilibrio precario del gioco. Però devo dire che non è andata male, non è andata male, perché se vi faccio vedere quante chiavi siamo riusciti a farmare, ne abbiamo fatte ben 22. Infatti adesso avendo 22 chiavi comunque possiamo aprire gran parte dei forzieri presenti all'interno del gioco e poi tutte le altre chiavi d'argento che prenderemo durante ovviamente il nostro arco di gameplay ci consentiranno di aprire le altre casse. Detto questo, dato che appunto abbiamo ottenuto queste chiavi, prima di andare avanti ci sono dei forzieri che dobbiamo aprire. Se vi ricordate, alla Gilda degli Eroi c'era un forziere che per l'appunto costava 20 chiavi d'argento. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad aprire quello, ovviamente. E poi dobbiamo ritornare alla foresta di Darkwood, perché anche alla foresta di Darkwood, se vi ricordate, c'era un forziere che costava 15 chiavi d'argento. Quindi adesso possiamo andare a prendere questi forzieri. Il primo era qui. Come potete vedere costa ben 20 chiavi e noi adesso lo possiamo aprire contro ogni aspettativa e possiamo ottenere il grande martello di Murren. Quindi questa è un'ottima arma che non credo però di poter equipaggiare, perché forse mi serviva il fisico. No, lo possiamo invece equipaggiare. Lo possiamo equipaggiare. Vedete, abbiamo già una grandissima arma da una enorme potenza fisica e un'altra arma da un'enorme potenza di fuoco, perché appunto utilizziamo l'arco in questo caso. Detto ciò, io direi che possiamo andare forse al campo dei tumuli, è la parte più vicina verso il forziere. Sì, credo di sì. Quindi dirigiamoci anche verso l'altro forziere della foresta di Darkwood e poi successivamente possiamo comunque continuare la nostra missione. Allora, lì non c'era nulla, di qua dobbiamo ritornare. Sì, la diga di Darkwood, ok.
Allora, ovviamente qui se ci sono combattimenti, robe, possiamo anche evitarli perché non ci interessano. Oppure vi faccio vedere la nuova arma. Che con qualche colpo praticamente ci consente di eliminare. Lì ci sono le fatine, ma lasciamole perdere. Antica porta Cullis, e dovrebbe essere qua dove c'è. Madonna, one shottati proprio malissimo. È un po' lento il martellozzo, effettivamente. Questo sì. Effettivamente sì, è un po' lento il martellozzo, però la potenza di fuoco è incredibile. Sì che noi abbiamo l'arco di Skorm, quindi non abbiamo problemi né dalla distanza né come combattimento ravvicinato, quindi siamo decisamente validi. Mi sa che era nella schermata dopo il forziere, vero? Non vorrei dire una cagata. Vabbè, ovviamente non combattiamo, non ci interessa combattere al momento. Possiamo tranquillamente andare altrove. Abbiamo farmato anche un po' di soldini, se notate, perché ovviamente aprendo il forziere accanto da 500. Da 500 piccioli ogni volta, abbiamo avuto la possibilità comunque di rifornirci anche di oro. Ovviamente non sono grosse cifre, potrei vendere anche il martello in questo caso per rifarmi tantissimi soldi, ma ok, qui è dove è presente. Grazie. Allora, facciamo pulizia. Ok, e qui dovrebbe esserci, esatto, l'altro forziere. E quindi lo possiamo aprire. Balestra di Arken. Anche questa è un'arma che non è malvagia, non è scarsa ovviamente, ma con l'arco di Skorm ovviamente non abbiamo paragoni. Perché l'arco di Skorm è il più forte presente all'interno del gioco. Va bene, a questo punto possiamo ritornare qui e finalmente, diciamo, fare la nostra missione ovviamente del gioco, in questo caso, che è appunto quella del Cottage Rosa. Avete notato che i caricamenti sono un po' più lenti? Ecco, questo è dovuto al fatto che abbiamo giochicchiato un pochettino con i dati di gioco, e quindi purtroppo la situazione è un po' particolare adesso, perché effettivamente potremmo andare incontro al rischio di qualche crash, ma niente di problematico perché la risoluzione è molto facile. Se mai dovesse il gioco crasharvi, vi ricordo che potete fare un salvataggio mondo a parte e non eroe, quindi salvataggio mondo, in modo tale da bloccare praticamente tutto. Qualora vi dovesse crashare ovviamente il gioco quando fate questo trucchetto, andate nella cartella dei salvataggi del gioco, che dovrebbe trovarsi di default in documenti, e poi ovviamente andate su Fable e poi trovate salvataggi, e cancellate i due autosave che dovreste trovare, uno autosave normale e uno autosave QS, e poi successivamente in base a dove sal avete salvato il vostro personaggio, troverete salvataggio manuale 1 e poi troverete salvataggio 1HS. Ecco, eliminate il salvataggio HS e il gioco vi tornerà a funzionare normalmente, perché in quel momento cancellerete lo status di Hero Save, che appunto sta ad indicare HS, e nel momento in cui avrete cancellato il salvataggio di Hero Save, anche l'autosalvataggio verrà ripristinato e quindi potrete, come potete vedere, ricominciare a giocare il vostro gioco senza nessun problema. Ovviamente appena faremo qui abbiamo la possibilità di prendere la chiave, quindi in totale ne abbiamo già 23, perché questa qua la possiamo prendere. Basta che poi continuiamo ad andare avanti nella missione.
Qui ovviamente sfasciamo le piante e prendiamo anche il tesoro. E dopodiché non facciamo più salvataggio eroe, ma andiamo avanti con la missione. James, sei tu? Oh, James è mio nipote. Devi trovarlo. È l'unico parente che mi sia rimasto. Qui le side quest hanno comunque un valore di lore abbastanza interessante, quindi per questo non le sto skippando tutte. Sapevo che sarebbe successo. È tornato a quelle caverne. Lo so. Ti dirò che non è stata un'avventura priva di episodi spaventosi l'ultima volta, ma è riuscito a riportare un po' d'oro. Oh, e mentre era lì ha trovato qualcos'altro. Non so a cosa serva, ma potrebbe tornare utile. Tieni. Chiave esagonale. Per favore, trovalo. Non so cosa farei se gli fosse capitato qualcosa. Va bene, signorina. Vabbè, oddio, signorina. Un po' esagerato di chiamarla signorina. Allora, questa porta si sbloccherà quando completeremo la missione. Non mi apro mai al primo appuntamento. Mi si è spezzato il cuore troppe volte in passato. Lascerò passare solo chi mi ha amato veramente. Ok. Questa porta non si aprirà, perché si apre appunto con questa side quest. Se non mi ricordo male, sarà la nonna che addirittura ci apre la porta una volta completata la missione o una cosa del genere. Quindi caverna di Greatwood, sì, perché qua c'è la caverna degli Hobbs e quindi è la missione che si svolge lì nella caverna degli Hobbs. Caricamenti un po' più lunghi adesso da questo momento in poi, però come potete vedere il gioco comunque funziona. Lui vuole il moltiplicatore alle stelle, va bene. Ok, entriamo alla caverna degli Hobbs. Anche in questo caso prendiamo il nostro arco. Non mi ricordo se qua avevo messo la cosa di non subire neanche un danno. Credo di sì, perché le ho messe tutte praticamente le condizioni della missione. Credo di averle messe tutte. Credo di averle messe tutte le condizioni. No. Attenzione. Sono qui. No. Cosa fai? Ho sbloccato anche la magia in realtà, quella. Tirami fuori di qui. Sono qui. Per favore. Anzi, ora la. Eccola qua. A posto. Bella minchiata. Sono qui. Per favore, fatemi uscire. Sono qui. Per favore, fatemi uscire. Grazie, compagno. Era imbarazzante essere in difficoltà per colpa di quegli Hobbs. Sì. Stavo perlustrando le caverne con i ragazzi. A sentire le leggende, sono piene di ricchezze. Molto ben protette. Siamo stati scoperti e rinchiusi nelle gabbie. Da allora ci portano via uno a uno. Non so cosa sia accaduto agli altri. Eh sì. Ma ho sentito urla da far gelare il sangue. Qui ci sono dei sacrifici. Meno gente, meno spartizioni, no? Cosa ne dici di andare a dare un'occhiata insieme? Sì. Non possiamo andare più veloci. Queste grotte sono piene di Hobbs. Il bandito in questo caso mi serve perché ho una missione qua che devo, diciamo, che devo compiere, che è per l'appunto utilizzare un sacrificio. Compiere un sacrificio. Quindi andiamo avanti. Oh no, minchia, ho colpito
Ecco. Beh, l'abbiamo ammazzato. Easy. Non era quello che volevo, però è successo. Rip. Allora, qui intanto, ecco, mettiamo la magia. Allora, mi sa che forse mi conviene prima liberare la zona. Ok, carichiamo l'arco al massimo così li one-shottiamo. Questi sono i più fastidiosi. Quindi facciamoli subito fuori. Meno male che abbiamo l'arco. Meno male che abbiamo quest'arco che è veramente OP. E ci fa risparmiare tantissimo tempo. Perché i nemici sono belli insistenti qua. Allora, adesso possiamo tornare indietro. Esatto, perché non spawnano praticamente più nessuno. E andiamo qui a liberare l'altro tizio. Che qua, se non sbaglio, dovrebbe essercene un altro. Ah no, la dispensa. Ma qui c'è un forziere con le chiavi dorate. Vabbè, mi avete rotto un po'. Porca. È perché è pesante il martellozzo, quindi anche la schivata è lenta. Ma porca. Perché lo posso equipaggiare, però il martello è lento. Ok, qui ce ne vogliono 5, per cui possiamo aprirla tranquillamente. Elisir della volontà. Non è esattamente ciò che mi interessava, però. Ecco perché meglio l'arco di... meglio l'arco, perché è più veloce. Allora, andiamo nella zona principale. Qui ci sono altri nemici, se non mi ricordo male. No, mi ricordavo spuntassero, forse dopo, quando ritorno indietro. Eccoci qua. Cosa vuoi? Pensi di prendere il bambino? Non te lo lascerò. Il sacrificio deve avere luogo. Dammi un altro essere umano e lo lascerò libero. Ehi, tiratemi fuori di qui! Già. Ed è per questo che dovevamo portare il bandito con noi. È per questo che dopo... Allora, potrei eliminare anche la fatina e risolvere il tutto. Il problema è che ora forse non lo posso fare più. Credo che ora non lo posso fare più perché se ritorno lì nella cella non mi spunta un altro... Qui intanto, come potete vedere,
ci voleva la chiave esagonale, perché altrimenti senza chiave esagonale qui non sarei potuto entrare. Ora qui ovviamente non ce lo dice il gioco, ma la serratura della porta, se l'avete notata, era per l'appunto la serratura esagonale. Ora, no, credo che qui effettivamente non... qui non posso salvare nessun altro. Dovevo farlo al contrario. Allora, la cosa che potrei fare qui è andare a Bowerstone Sud. Prendere praticamente il mercenario. E portarlo con me. È la cosa che potrei fare. Quindi, teletrasportiamoci. Andiamo a Bowerstone Sud. Ah, stai tentando di abbandonare una regione missione. Così facendo abbandonerai la missione in corso. Vuoi ricaricare fino a un punto precedente all'avvio della missione o vuoi restare in questa missione? No, a questo punto ricarica. Ah, quindi la posso rifare. Ah, vabbè, allora a questo punto mi sa che la rifaccio. E poi... Ah, vabbè, mi è pure crashato il gioco. Bene, ok. Cominciamo benissimo. Va bene, allora rifaccio la missione e ci vediamo dopo. Oro è nostro. Ok, ci siamo. Ho salvato il bandito. Questa volta non l'ho ucciso per sbaglio. Anche se un pochettino di HP gliel'ho tolti, però va bene così. Deve essere il posto in cui hanno preso i miei amici. Ed è proprio per questo che ci dobbiamo andare. E adesso possiamo effettuare lo scambio. Anche perché uno degli obiettivi delle scommesse è proprio offrire un altro essere umano per fare lo scambio del rituale. E quindi io glielo offro. Cosa vuoi? Pensi di prendere il bambino? Non te lo lascerò. Il sacrificio deve avere luogo. Dammi un altro essere umano e lo lascerò libero. Esatto. Vuoi rimpiazzare il ragazzo con il tuo seguace? Molto sì. Molto bene. Prendi il ragazzo. Adesso vattene. Prima che cambi idea. Non ti conviene. Oh, vile traditore. Aiuto. Praticamente sì, abbiamo consegnato il bandito al posto del ragazzo. Aia, porca miseria. Beh, il multicolpo sul martello è estremamente OP. È decisamente OP. Oh! Allora, io non mi ricordo se qui c'era qualche forziere o qualcosa da prendere. Credo di no, però. Ok. Ok, possiamo andare. Quindi gli abbiamo lasciato l'altro sacrificio. Hai visto quella cosa? Pensavo volessi mangiarmi. Vabbè, no, mangiarti magari no. Comunque non avrebbe avuto una sola possibilità contro di te. Mangiarti magari no, però sacrificarti sì. Andiamo. Il multicolpo è troppo forte, ragazzi, madonna mia. È una tecnica rotta. Dobbiamo uscire da questo posto. Ah, qui non l'avevo aperto. Hai ucciso tutti gli Hobbs. Questo posto ne era pieno. Eh sì, hai visto quanto sono forte?
Quanto sono OP? Qua ci dovrebbe essercene un paio ancora, infatti. È l'ultima volta che prendo ordini da lei, lo giuro. Mamma. Mammina. Aiuto. Il ragazzo non è rimasto illeso. Ma vaffanculo, va. Per favore. Avevo la missione del ragazzo illeso. Che con queste armi non era difficile, però qua sono troppi. Sono troppi. Aiuto! Vabbè, rip scommessa del ragazzo illeso. Ci sarebbe anche un metodo. Ci sarebbe anche un metodo per poterlo fare. Ovvero lasciare il ragazzo tipo alla fine del corridoio. Correre, lasciare e uscire subito all'uscita. Mammina. Mamma. Perché io basta che faccio così, anche se il ragazzo subisce un po' di danno, non è un problema. Io però basta che arrivo fuori dalla caverna, vedi, lui viene trasportato con me. E quindi di conseguenza non prende danno. Cioè riesce a non prendere danno. Però vabbè, questo è un consiglio che vi do, io non me ne frega nulla, io le sfide qui le facciamo giusto per un qualcosa in più. Solo con lei. Pensi che la ninfa fosse cattiva? Mia nonna è peggio. Di chi pensi sia stata l'idea di farmi andare in quelle caverne? Ah. Beh, non ho intenzione di sopportarlo ancora per molto, appena posso me ne vado. Comunque prima devo raccogliere alcune cose e immagino tu voglia una ricompensa. Non dirle quello che ti ho confidato, andiamo. Ce l'abbiamo fatta. Vai a vedere se c'è la nonna. Oh, grazie per avermi riportato mio nipote, eroe. Prego. Vieni qui, James, e abbraccia la tua nonnina. Ehi, cosa succede? Ti chiedo di fermarti subito. Ah, ho dei lavoretti per te. Vieni, perché scappi? Ecco, e lui se n'è andato. È bello vederti. Qua possiamo prendere altre robe, tanto lei non ci dice nulla. Rimetti tutto a posto, ladro. No, tranquillo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ma mi ricordavo che io qua mi... Non mi apro mai la... Ma mi ricordavo che una volta completata la missione me la aprivano loro la porta. O sbaglio? Oddio, non me la ricordavo più sta cosa. Cioè, mi ricordavo che erano loro ad aprirmi la porta. Invece a quanto pare no, non erano loro che me la aprivano. Va bene. Ok. Detto questo, direi che per il momento è tutto. La prossima volta ci rivediamo ancora con Fable e finalmente potremo andare da Dedalo perché ha delle notizie importanti per noi. Bye bye!